Compito del Parlamento ampliare, anzi noi dovremmo tutelare il Parlamento, i parlamentari, i cittadini da questo potere pervasivo. Per questo io credo che noi stiamo vivendo una notte della ragione, una notte dello Stato di diritto che in ordine alla quale io vi invito a meditare. Non ci resta che sperare in un intervento della Corte Costituzionale che al momento rappresenta l'ultimo baluardo delle garanzie costituzionali dei cittadini. È già intervenuta, relativamente sempre a Spazio Corrotti, alle modifiche dell'articolo 4 della legge Gozzini. Io credo che dovrà intervenire anche con riferimento all'utilizzo di questo Trojan. Perché vedete, colleghi, io temo che se questo è lo spirito col quale questa norma è stata varata, se le finalità sono quelle che abbiamo letto sui giornali e che vengono sbandierate dal ministro Bonafede in ogni occasione, temo troverà conferma nella testa di chi questa legge ha voluto e continua a difendere il teorema davighiano per cui non esistono politici innocenti ma colpevoli su cui non sono state raccolte le prove. Ecco, forse con l'estensione dell'utilizzo del Trojan, indagando dal buco della serratura ogni più intimo aspetto di un politico, si potranno raccogliere le prove per incastrarlo e che mancavano all'epoca in cui il consigliere Davigo pronunciò quelle sue parole. Ma come scegliere i politici da indagare rimarrà un punto di domanda. Un punto interrogativo grande come un macigno che inquieta il futuro di questa nostra democrazia. Di fronte a situazioni così potenzialmente devastanti gli equilibri dei poteri, gli spiriti forti e liberi hanno il dovere, a mio giudizio, di alzare la voce e di ammonire rispetto ai rischi che stiamo correndo. Grazie Presidente. Grazie a lei, onorevole Zanettin. Onorevole Conte, prego.